Fratelli rossoneri, amici di YouTube, terzo video della giornata, amici. E adesso facciamo un video serio, però abbiamo scherzato, abbiamo riso stamattina. Ragazzi, tifosi Gobbi, non è che è colpa vostra che è andata come è andata ieri la partita a livello arbitrale, anche perché comunque questi arbitraggi danneggiano voi, non noi, ok? Lo youtuber deve essere una cosa anche ironica, deve essere una cosa divertente. Poi, naturalmente, lo sfogo di ieri sera è stato anche esagerato perché sapete che sono frizzantino, mi incazzo. Però il calcio deve, lo youtuber secondo me deve essere anche un attimino anche simpatico, deve essere un attimino, insomma deve essere quei 10 minuti che comunque si strappa anche un sorriso in modo di vedere. Adesso torniamo seri, apro e chiuso parentesi, sapete benissimo che non erano carabinieri quelli che ho chiamato stamattina, ma comunque era un video comunque fatto con divertimento, con due amici youtuber, uno Dario Calvi e l'altro il ragazzo che stiamo per chiamare adesso, che finalmente ho l'onore di ospitarlo nel mio canale. Chiamiamolo col numero della Cristina, chiamiamolo. Grazie, Carissimo Alex, buonasera. grande, abbiamo qua con noi l'onore di avere il grande Briga milanista. Grande, che fra Ciao, l'altro. Alex, l'onore è tutto mio, Alex, carissimo, è Ma tutto mio l'onore. ascolta, Bri, io e te, praticamente ci sentiamo per telefono, ok? Dobbiamo svelare una cosa, però, ma di nome, com'è che fai? Io ti chiamo sempre Bri, ma di nome, com'è che ti chiami? Perché non lo so neanche io. Andrea, Andrea, vabbè, carissimo, comunque Andrea. tu sei con. Allora, il cognome non lo voglio sapere perché il cognome si dice soltanto alle guardie quando ti vengono a fare un controllo alle attività, quindi non mi interessa sapere. Comunque, grande briga e vi invito tutti quanti, quando finisce sto video, anche durante il video, a iscrivervi al canale di Briga Milanista perché è un youtuber positivo, è un youtuber che stavo spiegando qua ai ragazzi, Andre. Gli stavo spiegando qua ai ragazzi che secondo me farlo youtuber comunque sia deve portare sorriso, comunque deve anche portare oltre che l'informazione, che poi le informazioni le vediamo in televisione fondamentalmente, Esatto, esattamente, cioè comunque deve esattamente. portare un sorriso ai nostri utenti che ci seguono. E quindi secondo me gli stavo spiegando che avere persone positive comunque sul web porta soltanto che bene. Sì, dai, Stamattina ci siamo sì. divertiti, ho chiamato i carabinieri che ti ho chiamato. Vi è piaciuto il carabiniere Briga. Il briga carabiniere. Il Briga Ascoltami. carabiniere. Dai, parliamo un pochettino di calcio, Andrea. Ascoltami una cosa. Dimmi Comunque, la tutto. squadra adesso io vedo positivo, Andrea. Cioè, perché comunque la squadra è in Assolutamente. crescita. Alex, assolutamente. Cioè, noi abbiamo fatto due partite con l'Inter e con la Juve, quindi praticamente con le migliori della classe, dove siamo stati nettamente migliori di loro, diciamo, con l'Inter per un tempo, ok, va bene, d'accordo, le partite durano 90 minuti, è vero, però il primo tempo è stato qualcosa allucinante, è stato qualcosa di allucinante il Guagné. primo tempo contro l'Inter. No, E ma ieri poi una grande partita, insomma. cioè, adesso ti dico una cosa, Andre. Guarda che adesso questo nuovo modulo che giochiamo, che ci fa divertire, creiamo, segniamo, siamo Esatto, pericolosi. Ti ricordi fino a qualche esatto, mese fa che esatto. non facevamo un tiro in porta, Niente, Bri? ma abbiamo fatto delle partite dove non entravamo neanche in area di rigore. Mi ricordo ancora degli sfottò di alcuni amici miei che mi facevano vedere delle statistiche dove il Milan in area di rigore non entrava, no, il centravanti rimaneva nemmeno fuori dall'area di rigore. Cioè qualcosa di allucinante. Invece adesso stiamo vedendo veramente Siamo un pericolosi. gioco completamente diverso. Siamo Abbiamo pericolosi. creato Cioè, occasioni, assolutamente. E da poi questo punto di comunque, vista secondo sono me, molto positivo, sì. sì, anche io, anche perché secondo me comunque abbiamo messo, secondo me, Çalhanoğlu, che sapete che l'ho tanto criticato nel suo ruolo, che è da Sì, trequartista, innanzitutto, infatti. non da ala, perché tu non puoi far fare a un trequartista la mezzala o l'ala. Cioè la mezzala ancora, ma l'ala proprio non la puoi far fare, perché comunque Çalhanoğlu, uno che non salta l'uomo, è uno che comunque ti dà le palle in profondità comunque sulla punta, è comunque uno tecnicamente che è buono perché comunque c'ha il passaggio giusto, avrebbe anche il tiro se lo tirerebbe un attimino un pochettino più fuori ultimamente contro l'Inter. Poi è un Infatti, anno maledetto sulla che, balistica cioè è un Evolo, anno sì. maledetto che c'è, cioè, ieri anche lo stesso Calabria, Andre, e dimmi, correggimi se sbaglio, tu hai criticato tanto, ieri non sei comportato neanche male Calabria. Perché
perché è vero, è vero. Infatti, guarda, facevo fatica a riconoscerlo. Infatti, ho detto, guarda, davvero ieri si è comportato bene in alcune situazioni, anche addirittura su Ronaldo. Insomma, ha fatto la sua figura ieri. Ieri poi, se noi veramente ci va tutto di sfigo, di sfiga, che c'è praticamente gli avversari scorreggiano e segnano. Questo qua fa la mezza rovesciata, questo qua, sto Cristiano qua si gira. Sì, Calabria si gira, gli va la palla che gli tocca proprio sulla mano, anche quello lì è sfiga, cioè quest'anno l'hanno maledetto. Dove tutto è storto, dove ti va tutto storto, non so di tu fa, purtroppo è vero, nonostante diciamo, almeno quando facciamo qualcosa, queste partite qui, magari una volta tanto un po' di fortuna, e invece mai sistematicamente vieni punito al primo episodio, alla prima cosa, purtroppo. Allora, Ho detto qua agli utenti che non volevo più parlare degli arbitri, però comunque sia, mi sento doveroso di dire che il signor Valeri ieri ci ha penalizzato, e non me ne vogliono qua gli utenti che abbiamo anche juventini, perché abbiamo anche tanti utenti juventini, però non me ne vogliono. Però quando tu arbitri comunque con un criterio arbitrale dove praticamente ci fai fuori mezza squadra ce la fai fuori, perché esatto. Io dico una cosa, caro. Non dimmi, so, dimmi. Sono stato esagerato secondo te nel mio video? Non lo so io, cioè. No, guarda, ho detto Alex, anch'io ieri ho avuto il mio, diciamo, quei 10 minuti di sclero totale. Ma perché, allora, quando noi, diciamo, ti metti a vedere una partita di calcio, se vuoi mantenere un filo, diciamo, stai arbitrando, diciamo, all'inglese, arbitri all'inglese, ma per tutti. Se invece sei così bello fiscale su ogni pallone, come è successo a noi, allora lo devi essere anche con loro, perché ho letto una statistica ieri che comunque sia la Juve ha fatto più falli di noi, però a loro c'è stato solamente un cartellino giallo, invece guarda caso a noi ci sono stati 4 o 5 quanti sono stati i cartellini gialli. Che poi ho visto pure, oltre al danno la beffa, che Calabria ieri, nonostante diciamo rigore, che non bastava diciamo rigore, tutto il resto, è stato anche ammonito, perché è stato ammonito per quel fallo da rigore all'ultimo minuto, come se l'avesse fatto apposta. Dico io, ma se è una cosa completamente casuale, era girato, cazzo, no, cioè, era girato come cazzo, se uno salta di testa, questo qua fa la rovesciata, gli picchia la palla sulla mano, ma lo puoi ammonire? Che sto qua è girato, non stavo neanche vedendo che no, cazzo è si... assurdo sto fa. Per non parlare poi del discorso di Ibrahimovic, che era stato, diciamo, che aveva avuto quella botta in testa. Allora, da che mondo è mondo, sappiamo che quando c'è una botta in testa il giocatore, il gioco va fermato, perché bisogna vedere come sta il giocatore, eccetera. Nel momento in cui Ibrahimovic si è alzato, perché per fortuna stava bene, tutto a posto, l'ha fatto pure uscire, perché da regolamento ha detto che bisogna uscire per forza, ha detto che devi uscire per rientrare. Quindi loro hanno fatto l'azione del rigore, che non esiste, in 11 contro 9, cioè dimmi tu se io, poi è chiaro che è una persona a one sclerosis, insomma, diciamoci la verità. No, ma poi sai cos'è, Andre, che a me è quello che mi ha dato fastidio, la munizione anche di Castieco, perché c'è qua la mia bambina, porta la munizione di Castieco, cioè prende la palla, stiamo ripartendo. Questo qua è normale che prende il pallone e lo picca per terra, non è che l'ha mandato a fare in culo, ha preso il pallone e ha detto no, non è fallo. Che non l'ha detto niente all'arbitro, ha preso il pallone e l'ha buttato per terra, non è che l'ha lanciato in tribuna, ha ammonito anche Spaghettino. Cazzo, Hernandez, fallo per noi, che Benasser, strepitoso anche ieri, fra parentesi, apre e chiudo, prende palla, Dybala li tira una spallata sulla schiena, quindi era fallo per noi dal limite dell'area. Dopo un secondo fa fallo, ma doveva essere il gioco fermo. Esatto, subito esatto. Tracca munito Teo Hernandez nel primo tempo. Alessandro stecca da dietro su Spaghettino, un cazzo. Noi Teo Hernandez già munito, subito dai secondo giallo sullo stesso fallo che aveva fatto Alessandro. Allora o abbiamo un metro di giudizio uni come cazzo si dice, uguale per tutti. Ok, se no, è quello che mi sono incazzato, non per il rigore. Ma il discorso è proprio quello che dice, è proprio quello il discorso. Poi sai cos'è? Che noi chiaramente con la Juve ci abbiamo un pochino il nervo scoperto, perché cari miei, se noi dobbiamo andare a vedere l'ultima partita che abbiamo fatto, la Supercoppa lì dove perdemmo, mi sa, sempre con un gol di Ronaldo, eccetera, successe di tutto quel giorno lì, gol in fuorigioco, sì, ormai poi le espulsioni
le funzioni poi contro di loro, diciamo, vanno in automatico. Poi ricordiamo il discorso di il gol di Muntari, palloni di un sì, ma poi quello di De Sciglio, rigore al 93esimo, che la esattamente al 95esimo, la De Sciglio era a mezzo metro, quello va a cinque la mene cu pallone, che a cinque la mene mi dai rigore. Allora è chiaro che una persona nel vedere l'ennesima partita che va a finire in questa maniera, uno è chiaro che perde la testa e ce li ha con gli arbitri, cioè certo. Noi non siamo assolutamente... Ascolta, prima che ci stanno dilungando, che se no riesco a caricare il video. Sì, innanzitutto, sì, Andre, allora, aspetta che parlo un attimo qua con gli utenti, iscrivetevi al canale del Briga, perché il Briga vi fa pisciare addosso da ridere. YouTube deve essere una piattaforma di divertimento e il Briga è una persona positiva che fa sorridere e fa divertire. Andre, sono stato onorato veramente di averti sul mio canale. Onorato. Veramente per me è un grandissimo piacere far. Diciamo, tanto ne faremo ancora tanti di video insieme, ci faremo anche le live assieme. Ma sì, magari, cioè, per me va sempre benissimo, Alex. Lo sai dove mi trovo, mi chiami, io ti chiamo, se ci sentiamo. Per me è un grandissimo onore, Briga, un grandissimo piacere. Ciao Andre, ciao Briga, un bacione grande. Alex, un bacione a tutti quanti voi, ragazzi. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, ridò il telefono a mia moglie. Ragazzi, iscrizione al canale di Briga perché se lo merita, un bravissimo ragazzo e soprattutto un ragazzo che porta positività. I nostri ragazzi sono in crescita, vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio, ci sentiamo stasera per le Rasta Pagelle. Ciao a tutti, noi rossoneri siamo tutti uniti. Cioè, domani magari faccio anche un video con lo Zoccolo, anzi adesso lo chiamo, ciao.